4 minuti. Esce quindi Caglion, stremato, ha corso tantissimo ed è stato lui a dare l'assist vincente a Mertens. Chiaramente Maggio va alto e Polisai che resta basso. C'è quindi questa rimessa in favore del Napoli sulla destra. Servizio per Maggio, proprio lui rompe subito il ghiaccio e conquista un'altra rimessa laterale, quindi anche qualche metro in più per il Napoli che gioca ora nella metà campo avversaria. Usai va ancora da Maggio che difende il pallone su Gosens, cerca di portarselo in avanti con il tacco, poi arriva Usai, recupera l'Atalanta, indietro per Masiello che l'allunga e Koulibaly però di testa sceglie il tempo sul rimbalzo, lo fa anche bene il numero 8 del Napoli, Jorginho, poi palla ad Hamsik, servizio per Mertens sulla sinistra, se l'allunga un po' troppo, entra in aria, è costretto ad uscire con Caldara che non lo molla e quindi il servizio per Rog, ancora per Mertens che trova uno spunto, va via il cross, Masiello però in buona posizione di testa raccoglie, allontana male As, raccoglie Jorginho, quindi il servizio per Hamsik, palla indietro per Rog, quindi Hamsik, poi Jorginho va ancora verso Hamsik che entra il varco, il tiro, gol! Perché l'ha annullato? È buono. Non era fuori gioco. Incredibile. Aspetta, rivediamo. E perché? Cosa c'è? Dobbiamo rivedere qui. Ma cosa c'è che non va? Il dice ferma, rivediamo. Aspetta, è un gol netto. Hamsik non era in fuorigioco. Hamsik non era assolutamente in fuorigioco. Buona la posizione, mi sembra. Era buona. Nettamente in posizione regolare. Mertens era in fuorigioco, ma non ha partecipato all'azione. Mi sembra buona. Non viene neanche rivista? No, la stanno rivedendo. Dice fermo. Ah, aspettiamo, perché questo. Qui ovviamente in tribuna ora c'è. Dice fuorigioco. Fuorigioco. Ma veramente millimetrico, non l'avevamo visto. Gasperini in piedi, si prosegue quindi a giocare con Orsolini che travolge Mario Rui, colpisce la palla senza commettere fallo, palla che poi si perde direttamente sul fondo. Siamo arrivati al minuto 93. Rivediamo, sì, era in fuorigioco. Forse leggero, ma leggerissimo, con la spalla in fuorigioco. Sì, era fuorigioco di pochissimo, fuorigioco. Veramente. Sì. E col VAR non si può sbagliare, nel era momento poco, in cui la rivedono c'è poco da fare. Quindi Pepe Reina ora sta per rimettere il pallone. Ora vediamo se fischia però a 49 o andiamo un po' oltre. Credo che col VAR l'intervento ci sarà un minuto di extra time. Siamo già al 93esimo, quindi nell'ultimo minuto di gioco, ma probabilmente arriveremo al 95esimo. Batte ora Pepe Reina. Palla per Hamsik che viene anticipato da As, tocca però Jorginho che nella ripresa è uscito bene, poi Masiello cerca di allungare, subisce un pestone da Mertens che cercava di recuperare il pallone, gioco pericoloso, fischia l'arbitro, calcio di punizione, batte Berisha, tutti in avanti, Berisha quindi spinge il pallone ora verso il limite dell'area, colpisce di testa Albiol, palla che viene recuperata da Mertens, ma c'è poi Gosens. Bravo, che Mertens. Viene anticipato ancora da Mertens che c'ha lo spunto per partire, ma Gosens integra il scivolato, riesce a fermarlo, quindi palla fuori. Sulla sinistra per Gomez, finisce fuori e c'è la rimessa quindi con le mani in favore degli azzurri. Siamo arrivati al 94esimo con Mertens che è a terra, l'arbitro dice di andare fuori, nel frattempo siamo nel recupero del recupero. Sì, penso che almeno uno, ora non ho paura che possano diventare due. Sì, forse. Infatti Mertens si rialza. Non so se abbia subito davvero un problema, ma si rialza. E quindi viene battuta la rimessa laterale. Palla che finisce nuovamente fuori. Masiello la rimette in campo. Usai di testa. Attenzione, palla in aria. Caldara, il cross verso il centro. Koulibaly, la deviazione. Poi la palla recuperata dal limite, ci prova ora Heteberg, poi il tiro, c'è un fallo, il fallo in area e quindi calcio di punizione in favore del Napoli. 50, siamo al 95esimo, un minuto oltre i 4 concessi dal signor Orsato, ricordiamo fischiare. Che c'è stata la VAR e qualche interruzione e 30, di troppo. E altri 30 di troppo. Qui, 50 dovrebbe fischiare. Sì, ovviamente se la prende molto comoda Pepe Reina. Reina forse si prenderà pure un giallo, ma non vuole battere velocemente. Ora va a sistemare il pallone con Orsato che aspetta.
Siamo arrivati al 95esimo, molti spettatori abbandonano la propria poltroncina qui in tribuna e iniziano a sfilare, mentre Pepe Reina batte lontanissimo. Fischia! Il Napoli batte l'Atalanta 1-0 al 64esimo. Dries Mertens. Noi ringraziamo gli amici che ci hanno seguito su Kiss Kiss Napoli. Ricordiamo che la trasmissione proseguirà su Kiss Kiss Italia con i commenti e le interviste ai principali protagonisti. Linea allo studio.